Ciao ragazzi, sono la vostra Giulia, il volto ufficiale di GD Ferro Team, GD Ferro Blog, GD Magazine, tutta la nostra comunque famiglia legata a GD Ferro. Devo parlarvi di una cosa importante oggi, che sono queste. Le conosciamo tutti, sono le mascherine. Purtroppo il nostro mondo, perché purtroppo non è solamente l'Italia o l'Europa, è proprio tutto il mondo, sta passando dei periodi di grande crisi. E stiamo avendo un virus che è veramente letale e purtroppo siamo stati anche in quarantena. Infatti avevo fatto anche il video della quarantena dove avevo già ribadito che queste sono molto importanti. Voglio ribadirvelo ancora perché io purtroppo vedo tante persone che di questa se ne fregano altamente. Una volta, poco tempo fa, quasi 2 mesetti fa, neanche uno in realtà, non si doveva tenere per strada perché giustamente avevamo una curva di contagi molto bassa, quasi a zero, quindi non era obbligatoria. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso che queste, anche all'interno delle discoteche e tutto il resto, io ci ho lavorato, quindi vi ho visto che io ci lavoro purtroppo all'interno delle discoteche, io vi ho visto che non ce l'avevate, nessuno ce l'aveva. Io sono andata anche in vacanza con il mio ragazzo e nessuno aveva la mascherina. I ragazzi con i quali siamo andati via noi ce l'avevano tutta perché comunque siamo consapevoli del rischio, però purtroppo ho visto persone che io non conosco, ovviamente non mi permetto di dire nulla, che questa mascherina non la mettevano. La mascherina, hanno sempre detto, bisogna metterla quando non si riesce a mantenere il metro di distanza. Adesso però bisogna metterla a prescindere. Purtroppo penso che nessuno voglia, ma purtroppo mi sa che accadrà, si dovrà tornare in una mini quarantena, anche se si spera di no. Dato che è già stata preannunciata e tutti siamo contrari a questa cosa, c'è anche chi è felice perché dice sì che bello me ne sto a casa mia, ma in realtà non bisogna tornare in quarantena perché sennò l'economia non gira e rischiamo tutti di perdere il lavoro, chi la casa, chi molte altre cose. Io vi incito, vi sprono a usarla sempre. Bisogna ricordarsi di metterla, perché adesso abbiamo visto che è uscito il decreto, che per ogni regione adesso è stato assegnato un colore, in base ai colori abbiamo delle libertà. Io che sono in Veneto sono in zona gialla, quindi fortunatamente non c'è un alto rischio, per fortuna dove vivo io, però ci sono persone che sono in zona rossa. Se noi la prossima estate vogliamo essere liberi, vogliamo star fuori, vogliamo andare in discoteca, vogliamo dimenticarci di questa, perché questa non ce la teniamo per sempre, non ce la terremo per sempre. Tra poco potremo levarcela, sta nella coscienza di tutti noi. Me la metto costantemente, la tengo, la faccio aderire, la chiudo bene e me la tengo. Io me la tengo la mascherina, nonostante non sono la persona più felice del mondo a metterla, nonostante mi dia fastidio, mi fa male, non riesco a portare gli occhiali, un sacco di cose, però la metto. Io una volta usavo queste qui in stoffa. Ci sono momenti in cui le uso ancora, però queste sono senza filtro, capite? Questa invece ce l'ha e quindi siamo ancora più protetti. Quella potevo usarla ancora quest'estate quando si era tranquilli e non c'erano tanti contagi. Adesso siamo più a rischio, usiamo quelle col filtro. O anche se non le volete usare, basta che avete la mascherina, ragazzi. La mascherina si tiene come ce l'ho io, non così, non così e sicuramente non così. Quindi se vogliamo che la prossima estate staremo tutti bene, penso anche che, sapete, vero che, non so se voi ne siete consapevoli, ma se facciamo veramente i bravi, quindi ci teniamo tutte queste mascherine, stiamo attenti e rispettiamo tutti i decreti, non so se vi rendete conto, ma già a Capodanno, Natale, potremo essere tutti liberi e tranquilli, potremo già dimenticarci di questo. Quindi se volete che tutto torni normale, usate queste finché si deve, anche perché se queste non le usate slitta tutto ancora più avanti. Perché se noi quest'estate tenevamo queste, adesso ci sarebbero zero contagi. Però, comunque, stiamo attenti, godiamo. Se, poi, io lo so, io ho 20 anni, ragazzi, io ho 20 anni, io sono la persona che ha più voglia di uscire di tutte. Io per me non farmi lo spritz col mio ragazzo, io poi sono a Venezia. A Venezia abbiamo molto la cultura dello spritz. Per me non potermi fare lo spritz un po' mi dà fastidio, perché comunque è il momento di ritrovo con gli amici, dopo lavoro e tutto quanto. Però mi raccomando, tenersela. E se dicono che dopo le 18 si sta a casa, io prendo questa,
me la metto e vado a casa. Anch'io vado a bermelo lo spritz, io non sono una persona ipocrita. Io lo spritz me lo bevo, adesso io mi abbasso la mascherina perché sono da sola. Sto anche cadendo. Sono da sola, sono con la mia videocamera e sono tranquilla. Io, questa qua, anche quando bevo me la abbasso, oppure quando mangio, a meno che non sono seduta al ristorante, se devo mangiare in piedi, perché magari, non so, c'è un calo di zuccheri, mi mangio un attimo la caramella e tutto, me la abbasso e me la metto e me la ritiro su. Quando bevo, ce l'ho qua. A meno che non sto seduta, che allora me la levo. Però bisogna tenerla. Bisogna tenerla. Se volete che verso fine anno siamo già liberi. Il prossimo anno è un anno nuovo. Speriamo che queste non esistano più. Ma però perché queste e questo, questo che è brutto da vedere, lo so, anche a me fa star male, anch'io non la vorrei mettere, ma va messa. Se noi vogliamo che questa ce la dimentichiamo, che i nostri figli un giorno non debbano nascere con questa, dobbiamo tenerla adesso, capito? Io vi ho fatto questa raccomandazione, sono stata prolissa come sempre, ma io lo dico per voi perché voglio bene anche a ognuno di voi, a ognuno di voi che ci segue. Quindi adesso io vi do un bacio e ci vediamo al prossimo video.